Allora, buonasera a tutti, siamo qui nella tana della Betunic di Enzo Raimondi, siamo arrivati a un giorno prima della finalissima di questo mondiale 2014 del Tremonti Football Club di calcio a 7. Un bellissimo torneo, siamo arrivati con le squadre che hanno iniziato con la partita inaugurale. E come pronosticato da me medesimo, sono arrivati alla finale. Siamo con i due capitani delle due migliori compagini di questo torneo. Siamo con il capitano dell'Inghilterra, Tanino Mastroianni, e il capitano dell'Olanda, del presidente Enzo Raimondi, Fabio Buda. Incominciamo a intervistare i due con un pensiero sulla finale di domani. Cominciamo con Mastroianni. Che cosa ti aspetti dalla finale di domani sera? Ma sicuramente mi aspetto innanzitutto una bella festa per il ragazzo che comunque è venuto a mancare, vostro amico soprattutto, e niente, tutto una bella festa, comunque facendo anche complimenti alla squadra dell'Olanda che comunque ha meritato nettamente la finale, e quindi magari possiamo volerci questa partita innanzitutto per divertirci, poi magari per ognuno per arrivare ai propri obiettivi e quello di vincere. Buda, un tuo pensiero sulla finale di domani sera? Secondo me sono arrivate in finale le squadre che meritavano, le squadre più forti. Sicuramente la partita di domani è una partita da tripla, però secondo me partono loro favoriti, perché sono più complete. Noi ci mancano elementi validi come Cannavò, Gentilesca e Coppola. Io alla fine io vedo loro più favoriti di noi. Una domanda a Mastroianni. Il mondiale, che non è stato tutto, diciamo così, facile per l'Inghilterra, esempio la partita contro il Messico, vinta per 4-3 nei tempi supplementari. Ci sono state partite difficili. Qual è stata la cosa in più dell'Inghilterra, quella che ha permesso di arrivare nella finalissima di questo mondiale 2014? Ma penso un po' è stato anche tutto il gruppo e tutti noi che comunque ci siamo sempre comportati bene tra di noi, ci siamo sempre rispettati uno con l'altro. Magari facciamo la corsa anche per il nostro compagno, anche vedendolo in difficoltà, e comunque credo che comunque sia una buona possibilità anche questa. Buda, l'ultima partita contro gli USA, vinta per 3-2, con una tua magnifica doppietta, partita sofferta, anche per l'Olanda una finale sofferta. Siete arrivati all'ultimo, nonostante le gravissime mancanze che ci sono state, come quelle di Coppola, come quelle di Cannavò nell'ultima partita, come tante mancanze. E secondo te, l'Olanda che cosa ha avuto in più delle altre squadre in questo mondiale 2014? Sinceramente penso di noi siamo una bella squadra, abbiamo noi. Cioè, l'unica squadra che io vedevo che ci può dare filo da torcere è quella di domani, che giochiamo in finale. Cioè, tutte le altre, con tutto il rispetto che posso avere per gli altri, sinceramente non l'ho visto. Non hanno dimostrato secondo te un buon livello calcistico? Come la semifinale dell'altro anno, abbiamo giocato male noi, è stato demerito nostro. Loro sono stati bravi, correvano come pazzi, siamo fatti partire della vita, però secondo me, cioè, non abbiamo visto tante squadre forti. Mastroianni, tu che hai militato in varie società calcistiche come il glorioso Messina in Serie B, come il Melfi e come tante altre società, qual è stata sempre la tua, diciamo così, il tuo pregio caratteriale che ti ha permesso di andare avanti? Perché io innanzitutto ho sempre sperato e sempre sognato comunque di arrivare a giocare con la maglia della mia città. È sempre stata una mia cosa che comunque avevo dentro. Penso che comunque durante le partite
che ho fatto nella partita del settore giovanile l'ho sempre magari dimostrato, per qualcuno un po' di più, per qualcuno un po' di meno, però di essere me stesso. Buda, anche tu che hai avuto anche tu una vita calcistica folta, sei arrivato ai livelli anche Serie D, a livelli diciamo sì abbastanza alti, qual è stato sempre un tuo pregio in confronto agli altri nell'ambito calcistico? Qual è stata sempre la tua forza che ti ha permesso di qual è stato sempre il tuo passo avanti in confronto agli altri che ti ha permesso di segnare numerosi gol, di importi sopra tanti altri nella tua vita calcistica? Non è che ti imponi sugli altri, comunque cioè, è una cosa che io cioè, subito quando arrivo cioè, in un gruppo di in una squadra nuova, cioè subito stringo amicizia con tutti e questo è fondamentale nel calcio. Come diceva lui che la loro squadra sono uniti, questa è una cosa fondamentale, questo qua, cioè farsi volere bene da tutti, questo è importante. Poi le doti calcistiche comunque escono da sole, se uno ce l'ha, ce l'ha. Ho capito. L'ultima domanda per Mastro Jenni, un giudizio tuo su questo mondiale, 2014, dall'organizzazione al torneo in se stesso, a tutto, un giudizio tuo. Come è stato secondo te questo mondiale del Tremonti Football Club? Per me è stato organizzato abbastanza bene. Sicuramente io come Fabio abbiamo fatto sicuramente tanti tornei, ma c'è da parte mia. Posso dire sinceramente che comunque non ho mai visto un torneo così organizzato con tanti sacrifici da parte vostra, un torneo veramente bello. Un giudizio anche tuo sull'organizzazione di questo torneo, sul Tremonti in generale, come ti sei trovato da noi? Benissimo, noi questo... abbiamo fatto il torneo della Serie G e ci siamo trovati benissimo. La Lega Pro. Cioè, una pecca non si può trovare, è tutto fatto alla grande. Ho capito. Allora, siamo alla fine. Invitiamo domani sera alle 21:30 tutti al Tremonti Football Club per questa finalissima dei Mondiali 2014, Inghilterra contro Olanda. Lo sport vige su tutto da noi a Tremonti. Una stretta di mano fra i due capitani, per favore. E che vinca il migliore. Va bene, dalla casa di Enzo Raimondi Betunic diamo la linea nuovamente allo studio, al Tremonti, da Nino Filetti è tutto, ciao, alla prossima. Ciao.